vai Maurizio Bronzini! Viviamo in un mondo parcellizzato, frammentato, sempre più caotico, dove mancano sempre di più i punti di riferimento. Un filosofo contemporaneo dice che siamo immersi nella società liquida. Oddio, liquida, sciolta. Però io un punto di riferimento ce l'ho, la mia famiglia. Mia madre è una persona dolce, accudente, direi quasi avvolgente. Mi ricordo l'ultima volta che mi ha fatto quei versi. Ma chi è quel bel bambino qui? Ma fammi il sorrisone da tua mammona! Puru 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 pu! Sì, mamma, se mi fai finire di discutere la tesi. Mio padre invece è un tipo deciso, autoritario, incute timore. Con uno sguardo da bambino mi pietrificava. Però era anche protettivo. Mi ricordo, una volta ho guardato sotto il letto, c'era l'uomo nero che mi fa: oh, è ancora lì tuo padre? E poi c'è mia sorella. Mia sorella rappresenta la forza e la determinazione. È campionessa del mondo di ciclismo su strada e su pista. E mi dà una mano, essendo un atleta, nell'alimentazione, per affrontare questa difficilissima sindrome del merlo, cioè pancia gonfia e gambini a stecco, e mi prepara dei piattini con il miglio, con i semi di lino, i semi di chia, i semi di girasole. Grazie Giorgia, veramente grazie, però d'inverno sul davanzale fa proprio freddo. La dieta funziona, sono più magro, però sono anche più felice, perché nella mia famiglia io sono cresciuto a pane e sogni, e nelle diete di solito si rinuncia al pane. Grazie. Allora Maurizio, eccoci qua. Però prima di chiedere alla nostra giuria comandata, tu quando parlavi di tua sorella era lei? È lei. Era lei. Eccola qua, Giorgia Bronzini, è veramente campionessa del mondo di ciclismo. Complimenti. A lei. Complimenti ovviamente a lei, però anche per osmosi tu invece niente. Niente. È lei che mi prepara ste robe. Presidente giuria Diego Abbatantuono. Non so, le battute sono un po' slegate. Cioè tu racconti una storia con delle battute. Poi c'è una pausetta, che è una pausetta che si fa quando c'è una risata che ti impedisce di andare avanti. Invece se non c'è la risata, devi andare avanti, devi legarla. Fermandoti, si sottolineava il fatto che non arrivasse da un pubblico scafato e particolare, una risata. Quindi questo mi ha messo in difficoltà anche a me, non capivo bene, non riuscivo a regolarmi. E con queste belle parole cedo la parola al prossimo. Prego. Contendente. Ci siamo consultati, abbiamo un parere sì, io simile. Ho visto un autore, ho visto delle belle cose. Che però è come non, il mestiere invece del palco l'ho visto poco, ho visto più che altro delle belle cose da raccontare. Selvaggio. È un pezzo forse non entusiasmante, sono d'accordo con Ale Franz, però è un pezzo elegante. Prego Ruffini. Secondo me tu eri emotivamente coinvolto . E questa emozione non è stata funzionale al pezzo. Io credo che tu sia bravo, credo che il pezzo non sia stato alla tua altezza. Miei cari giudici, la domanda la conoscete molto bene. Diego Abbatantuono, lo mandiamo alla votazione? Sì. Sì? Ale Franz, lo mandiamo alla votazione? Per noi no. No? Andiamo da Selvaggia Lucarelli. Vi ricordo, con due sì si va alla votazione, però ce n'è solo uno fino adesso. Selvaggia, mandiamo la votazione o no? Maurizio? Sì. Sì, per cui complimenti, raggiungi la fase finale di questa puntata.